a tutti ragazzi, io sono T-Shark e sono ritornato con un altro beatbox tutorial dove oggi impareremo la goccia, un nuovo suono per andare avanti con queste lezioni di beatbox, con questi tutorial. Questa goccia è un suono abbastanza semplice da imparare, non è niente di straordinario ed è un suono molto carino. Una volta imparato lo si riesce a inserire tranquillamente su un qualsiasi beat e come vedremo anche dopo, che magari proverò a fare anche un beat con la goccia così vedete come viene, tanto per capire un pochino. Però partendo dall'inizio impariamo a fare questa goccia. Per fare questa goccia dobbiamo utilizzare lo stesso metodo che abbiamo utilizzato in precedenza per imparare la K quella interna. Però questa volta dobbiamo mettere la lingua un pochino più avanti sul palato, metterla tipo qui. Non vicino ai denti, un pochino più indietro. Farla schioccare. Questo è il suono. Per farlo, come vi ho già detto, basta mettere la lingua sul palato, farla schioccare e dire, fare il movimento della bocca come se stessimo dicendo wah, wah. Però senza logicamente buttare fuori anche la voce. Perché vi riesca bene, io vi suggerisco di fare questo movimento con la bocca abbastanza veloce per far venire il suono anche più fluido, anche più gradevole da sentire. Vi ho detto, lingua sul palato, la facciamo schioccare e ci aggiungiamo il wah. Dobbiamo fare wah, wah. Vi ho detto, non è un suono difficilissimo. Oddio, non è neanche semplicissimo. Però è comunque un suono che, come al solito, con impegno e un po' di allenamento, si riesce tranquillamente a fare. Provandolo a inserire su un beat, cioè, personalmente, è cominciato a venirmi fuori molto a venire fuori molto spesso questo suono, perché mi sono abituato tanto e mi piace molto come viene dentro i beat. Praticamente, diciamo che ormai sarà anche nei prossimi video che farò, che non saranno dei tutorial, sarà un suono ricorrente per così chiamarlo. Per fare un beat, cioè, usiamo il kick e la hi-hat e ci mettiamo anche la goccia finale. Praticamente la stessa roba che abbiamo lo stesso ritmo che abbiamo imparato nel primo video, quando abbiamo imparato kick, hi-hat e snare. Usiamo questo ritmo qui, lento, lo so, come al solito. È una rottura di coglioni, lo so, è noioso, però vi aiuterà. Perché vi ho detto, a me in qualsiasi beat personalmente ormai mi viene naturalissimo metterlo. Vedete che una volta imparato e fluidizzato, diciamo, questo suono, lo si può inserire nel beat e viene una cosa, almeno personalmente, molto, molto bella da sentire, molto, molto gradevole da sentire. Per questo beatbox tutorial è tutto. Io mi volevo scusare un attimo perché non sono riuscito a fare i video né ieri né l'altro ieri come avrei dovuto. E ho deciso di non fare più quella roba di un video ogni 3 giorni perché è una rottura di coglioni contarli e tutto il resto. E quindi farò come minimo 2 video a settimana, tra i quali uno sarà sicuramente un tutorial. Il secondo non si sa se sarà un tutorial oppure un video normalissimo dove faccio beatbox. Prima di concludere volevo salutare, aspettate un attimo, Game is the Revolution, che mi ha commentato nell'ultimo tutorial che ho messo, lo volevo ringraziare anche, e volevo salutarlo visto che mi ha fatto questa richiesta. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video, non dimenticate,
iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace, condividete e come al solito fate quello che volete.